Welcome and welcome back to my channel. Oggi sono ancora con i feedball. Eravate tanti a chiedermi, a complimentarmi e grazie del video della settimana scorsa e mi avete anche chiesto se potevo rifare altri esercizi per tutto corpo con i feedball. E allo stesso tempo mi avete chiesto come si fa a scegliere la palla giusta, che non sarà troppo grande, che non sarà ingombrante per fare esercizi. Allora ti spiego, se riesci a stare, a sederti e a movimentarti più o meno, senti che sei a tuo agio, vuol dire che è la palla giusta a livello di misura. E un altro consiglio, se non sei abbastanza allenata, sarebbe meglio iniziare, anche se vedi che la palla, anche abbastanza grande come la mia, riesci a gestirla, ma è meglio prendere una più piccola così riesci a gestire meglio e i movimenti e la palla, perché non è facile con la palla grande poi se non sei allenata. Questo è il mio consiglio. E niente ragazzi, oggi ancora farò 7 esercizi, farò 10 ripetizioni e tu a casa raggiungerai 2 serie, così faranno 3 serie in totale, ok? E niente, se il video ti piacerà, come al solito, condividerlo con la zia Pina, il zio Giuseppe che saluto, che amo. E se non sei iscritto al canale, iscriviti, più siamo, più ci divertiremo. Mi trovi su Instagram, su Facebook, ogni tanto dai un'occhiata perché per essere aggiornato o aggiornata, perché sono tanti esercizi che faccio su Instagram, su Facebook e non li mando su YouTube, ok? Je vous adore, grands bisous, bisous, a venerdì prossimo, ciao!